La produzione del tessile è tornata a regime in Bangladesh. Dopo il crollo del Rana Plaza, in cui sono morti oltre 1.100 lavoratori, l'80% degli stabilimenti nel distretto industriale di Ashulia, vicino a Dhaka, si era fermato per ragioni di sicurezza. Con le garanzie ricevute dal governo, l'associazione dei fabbricanti ha dato il via libera alla ripresa. Lavoro in questa fabbrica da molto tempo, racconta questa giovane. Non abbiamo mai avuto problemi fino al crollo del Rana Plaza. Il nostro stabilimento è rimasto chiuso per alcuni giorni, ma noi vogliamo che questa produzione continui. Abbiamo bisogno di lavorare. La tragedia del 24 aprile ha acceso i riflettori in Occidente sullo sfruttamento della manodopera e sulle condizioni di lavoro del tessile, nel paese in cui marchi grandi e piccoli producono a poco prezzo la propria merce. Sono 31 le imprese che hanno accettato di aumentare i propri standard di sicurezza, tra queste anche l'italiana Benetton.